Bentrovati al TG L'Aquila, nuovo appuntamento. L'edizione di oggi la apriamo tornando a parlare dell'inchiesta Red Rationam che ha coinvolto anche il comune dell'Aquila. Ci sono infatti nuovi sviluppi e da stamane sono in corso delle perquisizioni da parte dei carabinieri del NOI di Pescara con quelli del comando provinciale dell'Aquila. Come dicevamo, questa nuova indagine è una costola dell'inchiesta Red Rationam relativa a presunte tangenti nei puntellamenti di alcuni edifici aquilani. Ci sono tra i sei indagati anche proprietari aquilani di edifici in centro da ristrutturare. Presunte irregolarità relative ai lavori di ricostruzione post-sisma, così ti scatta l'ennesima inchiesta per presunta truffa. Nel mirino degli inquirenti questa volta c'è la ditta Cingoli, iscritta alla Camera di Commercio di Teramo, che per conto del Consorzio Quattro Cantoni sta effettuando interventi nel centro storico aquilano per un importo di circa 23 milioni di euro. Ad occuparsi dell'indagine sono i carabinieri del NOI di Pescara, con i colleghi del Comando Provinciale dell'Aquila, che da stamane stanno effettuando perquisizioni sia nella sede legale della società che al Comune dell'Aquila. L'inchiesta, di cui è titolare il sostituto procuratore della Repubblica Antonietta Picardi, conta al momento sei indagati. Tra questi ci sono anche alcuni cittadini aquilani, proprietari di edifici da ristrutturare. Questa nuova indagine è solo una costola della Red Rationam, inchiesta relativa a presunte tangenti nei puntellamenti di alcuni edifici all'Aquila. In quel filone, lo ricorderete, erano finite a domiciliare 5 persone, una con l'obbligo di dimora, 13 gli avvisi di garanzia. E ora parliamo invece dell'inchiesta del crollo dei balconi del progetto case che è ad un bivio. C'è una svolta sull'inchiesta sul crollo di un balcone realizzato nel progetto case di Preturo, che solo per un caso non provocò feriti o vittime. Sono stati notificati infatti 37 avvisi di garanzia tra tecnici comunali della protezione civile ed imprenditori coinvolti nella realizzazione del New Town. Il servizio è di Giorgio Alessandri. È arrivata ad una svolta l'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila sul crollo di un balcone di un alloggio della palazzina antisismica della New Town di Cesari Preturo. Nel mirino della magistratura sono finite 37 persone a seguito delle indagini scattate il 2 settembre 2014, quando un balcone si è staccato dal secondo piano per difetti di costruzione e utilizzo di materiale scadente, cadendo su quello sottostante. Sono stati notificati tutti gli avvisi di garanzia agli interessati, tra i quali ci sono nomi di spicco della Protezione Civile, stazione appaltante del progetto Case, del Comune dell'Aquila, la Commissione di Collaudo, tecnici che hanno redatto le certificazioni dei materiali e i rappresentanti delle ditte che hanno realizzato alcune delle New Town dopo il sisma del 2009. Avvisi di garanzia per gli aquilani Lucio Nardis, Mario Di Gregorio, Vittorio Fabrizi, Enrica De Paulis, Carlo Cafaggi, Marco Balassone, Mauro Dolce, responsabile unico del procedimento del progetto Case, Sergio Sabato, rappresentante del RUP alla visita finale del collaudo tecnico, Dino Bonadies, progettista di 22 piastre antisismiche, Paolo Delfanti, progettista di 22 New Town, Gianmichele Calvi, progettista e direttore dei lavori. Un lungo elenco di nomi noti e meno noti che dovranno rispondere del crollo, che solo per un caso fortunato non provocò feriti o vittime, a seguito del quale furono sequestrati circa 800 balconi in legno in 494 appartamenti in tutto il territorio aquilano. Le accuse contestate dalla magistratura a vario titolo nei confronti degli indagati sono di crollo colposo, truffa in pubbliche forniture e una serie di falsi. E ora una bella iniziativa, le vie dello Zafferano, torna la seconda edizione. La manifestazione si chiama Raccogli, conosce e degusta, il 24 e il 25 ottobre si svolgerà nel borgo di San Pio delle Camere per valorizzare lo Zafferano DOP dell'Aquila. Il servizio è di Giorgio Alessandri. Scoprire e riscoprire un gusto antico con degustazione, cene a tema e musica. È un weekend all'insegna dello Zafferano del gusto, quello del 24 e 25 ottobre prossimi, con iniziative che, oltre ad animare il borgo di San Pio delle Camere, coinvolgerà ristoratori locali e chef stellati. Quindi diciamo una giornata che è quella del 25, dedicata proprio a tutto, diciamo, l'attenzione data sullo Zafferano e l'identità che ogni chef è in grado di dargli. Il giorno prima, il 24, penso ci sia un evento sposato da molti ristoratori della zona, dove proporranno insomma iniziative, quindi menù tutti a base di Zafferano. Tutti accomunati da un solo scopo, quello di valorizzare l'oro rosso, vero tesoro dell'Abruzzo interno aquilano. Il sabato ristoranti convenzionati con le vie dello Zafferano, che afferiscono all'omonima associazione, proporranno menù esclusivamente a base della pregiata spezia,
accompagnati dalla musica degli allievi del Conservatorio dell'Aquila. Domenica i coltivatori accoglieranno chi vorrà scoprire il rituale della raccolta, della sfioritura e dell'essiccamento dello zafferano, con profumi ed odori che si articoleranno nel borgo di San Pio. Un'iniziativa condita da seminari, show cooking, laboratori del gusto e mercatini tipici. Tutto ovviamente con lo zafferano in primo piano. Ci sarà un momento divulgativo, un momento di degustazione e un momento di show con gli show cooking di chef di livello. Gli allievi del conservatorio si uniranno il sabato sera nei ristoranti dell'Evisolo Zafferano ed la domenica invece tutta la manifestazione verrà chiusa con un concerto di chiusura, lo Zafferano in musica. E ora il concerto per ricordare Massimo Gallucci, il professor Massimo Gallucci, ne abbiamo ampiamente parlato, tantissime persone hanno partecipato a questo primo memorial intitolato alla memoria di un grande uomo e grande professionista aquilano. Sul palco i Sale Chiodato, il gruppo di cui Massimo Gallucci ha fatto parte sino alla sua prematura scomparsa nel mese di maggio scorso, ma anche altri interventi, tutti per ricordare l'uomo e il professionista. È stato ricordato attraverso la scienza, la poesia e la musica il professor Massimo Gallucci, professionista aquilano, uomo stimato e amato, scomparso prematuramente nel maggio scorso. E così, nel primo memorial a lui dedicato, l'auditorium della Guardia di Finanza si è riempito di amici, tutti con gli occhi lucidi, una grande emozione. Così hanno voluto rendere omaggio a Massimo Gallucci. Sul palco i Sale Chiodato, gruppo di cui Massimo Gallucci ha fatto parte sino alla sua scomparsa. Un concerto intervallato prima della lettura dei versi di Carlo Giancarli, dedicati al professionista aquilano, interpretati dall'attore Claudio Marchione. E subito ho capito lui chi era. Ironico oltre ogni decenza, pieno d'un suo destino, d'una sua scienza. Poi il medico psichiatra Maurizio Giannangeli, musicista sopraffino, ha dedicato all'amico un arrangiamento commovente, i Credence, arrangiati su una melodia dei Coldplay. Apriamo la pagina dello sport con le contestazioni dei tifosi indirizzate alla società dell'Aquila Calcio. Dura nota dei Red Blue Eagles. In una nota, come dicevamo, questi hanno invitato il presidente dell'Aquila Calcio Corrado Chiodi e il suo vice Massimo Mancini a cedere la società. Gli ultra chiedono soprattutto dei chiarimenti sullo stato di salute della società, sulla reale condizione dell'Aquila Calcio. Chiedono però anche a tutti i tifosi di stringersi intorno alla squadra in un momento che è di grande difficoltà. Giorgio Alessandri. Non è bastato il pareggio esterno con il Tutto Cuoio, che ha interrotto una serie negativa di 4 sconfitte, a placare gli animi dei tifosi dell'Aquila Calcio. Arriva dalla parte più calda del tifo rossoblù, la curva sud, una durissima presa di posizione degli ultras nei confronti della società, invitata senza mezzi termini a farsi da parte. Nel mirino dei Red Blue Eagles finiscono presidente Chiodi e vicepresidente Mancini, ai quali viene chiesto di far luce, scrivono in una nota che ha fatto il giro dei social network, la reale situazione debitoria della società e renderla pubblica all'intera tifoseria, non nascondendosi dietro alle solite frasi di circostanza. Gli ultras ricordano come la stagione sia iniziata dopo un'estate travagliata, con il caso di Nicola, la penalizzazione in classifica per il calcio scommesse ed una politica di austerity che ha ridimensionato i sogni degli appassionati dopo i playoff dello scorso anno. Nessuno ha mai chiesto la Serie B, precisano i Red Blue Eagles, ma solamente continuità e programmazione, elementi che secondo gli esponenti della curva mancano nelle scelte di Chiodi e Mancini, ai quali si chiede di cedere la società. Dalla curva infine un invito ai tifosi a sostenere la squadra sul campo, perché, concludono nella nota, è nei momenti di difficoltà che si dimostra l'attaccamento alla maglia.
E ora il calcio giocato, perché l'Aquila nell'ultima partita giocata sabato a Pontedera contro il Tutto Cuoio è riuscita con un pareggio ad interrompere la serie di sconfitte. 4 sconfitte consecutive, ora un pareggio e nelle prossime due domeniche 2 gare casalinghe attendono l'11 di mister Perrone. L'Aquila torna finalmente a muovere la classifica con il prezioso 1-1 del Mannucci di Pontedera contro il Tutto Cuoio. Un punto positivo che arriva dopo 4 stop consecutivi. Brava la squadra di Perrone a reagire nel momento di difficoltà e trovare il gol del pari dopo essere andata in svantaggio. Perrone alla fine sceglie un 4-4-2 sulla carta offensivo con San Domenico e De Sousa in avanti, Triari con Mancini, De Francesco e Ceccarelli nei 4 della mediana, Cosentini centrale al fianco di Maccarrone, 3-5-2 per i toscani con Lucarelli che lascia in panchina Scechilazze e sceglie Tempesti al fianco di Colombo. Più manovriero l'11 di casa, mentre l'Aquila si affida al gioco di rimessa cercando di sfruttare i suoi velocisti, ma il portiere più sollecitato è Zandrini, intanto dal velenoso tiro cross di Ricciardi che l'estremo aquilano alza in angolo, soprattutto al 24esimo quando la sponda di Tempesti libera il tiro liftato dai 18 metri Colombo, gran traiettoria che Zandrini neutralizza con un volo plastico e spettacolare. L'Aquila sciupa qualche buona ripartenza e si fa vedere dalle parti di Feola con la punizione di Ceccarelli corretta dal più piccolo San Domenico. La difesa toscana sbroglia. Al 39esimo c'è la torre di Colombo per Tempesti che si gira bene e conclude. Zandrini è ancora reattivo. Ripresa ed il Tutto Cuoio è più offensivo con Scechilazze che al quarto d'ora prende il posto di Palumbo. Dopo il 20esimo l'Aquila torna a soffrire. Prima c'è il gol giustamente annullato a Colombo. Sul cross di Ricciardi l'attaccante è al di là della linea difensiva rosso-blu. Poi Scechilazze fa le prove tecniche col gol e impegna Zandrini al 24esimo, ma dopo 90 secondi fa centro con un'azione magistrale, riceve da Colombo, salta Bigoni e Maccarrone e scarica un destro potente sotto il 7. Si ripete dunque contro un abruzzese l'attaccante georgiano che dopo aver giustiziato il Teramo segna un gran gol anche all'Aquila. Stavolta però il gol non vale 3 punti perché dopo altri 3 minuti al 28esimo c'è il pronto pareggio. Angolo di Ceccarelli e De Sousa irrompe sul primo palo e fa secco Feola anticipandolo. Primo graffio in campionato per la Pantera che beffa il portiere, suo ex compagno di squadra Chieti. Nel finale una chance per parte da Piazzato. Prima Colombo impegna severamente Zandrini. A 2 minuti dal 90esimo fendente raso terra di San Domenico. Feola respinge, poi Sanni viene anticipato sotto porta. E l'epilogo di una gara che ridà sollievo e un po' di serenità all'Aquila che dopo essere tornata a punti spera di ritrovare anche la vittoria nel prossimo match interno con la Carrarese. Dalla Lega Pro scendiamo in Serie D e parliamo del pareggio tra Ami Ternina e Isernia. Nel servizio di Stefano Castellani tutti i particolari. Si conclude in parità 2-2 che accontenta entrambe le squadre la gara tra Ami Ternina e Isernia. I giallorossi di mister Angelone, però, hanno da reclamare alcune decisioni prese dall'arbitro D'Aquino di Roma, visto che il rigore concesso ai Molisani nel primo tempo e poi l'espulsione diretta a Mariani nella ripresa sono sembrate troppo generose a favore dell'Isernia. Una tiratina d'orecchie ai ragazzi di mister De Bellis, perché hanno preso sotto gamba la partita quando nella seconda frazione di gioco la Ami Ternina si è trovata sotto di una rete e con un uomo in meno per l'espulsione appunto di Mariani. Invece i padroni di casa hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e hanno trovato due reti meritate. Bravo poi il molisano Ruggeri a trovare il gol del pareggio su punizione. La Ami Ternina ha poi concluso la gara in 9 per l'espulsione al 75esimo di D'Alessandris per fallo di reazione. Ma vediamo le azioni più salienti della gara. Al 9 del primo tempo Panico dell'Isernia si conquista un calcio di rigore su un contatto con Di Ciccio. Sul dischetto si presenta lo stesso Panico che spiazza Schina. Al 44esimo pericolo per la Ami Ternina. Su angolo colpo di testa di Scimò che fa la barba alla traversa. Nella ripresa la Ami Ternina torna in campo con un altro piglio, ma al quinto rimane in 10 per l'espulsione di Mariani, al suo primo fallo in questa gara. Oltre al rosso di Mariani viene allontanato anche il dirigente giallorosso Santella. I padroni di casa non si danno per vinti e ottengono il pareggio all'11esimo, grazie al colpo di testa di De Matteis al suo primo gol della stagione.
La Midernina prende altro coraggio e al 25esimo raddoppia con David Lennart, che direttamente su punizione, sul lato sinistro, infila l'incrocio. Ma l'Isernia trova il pareggio dopo due minuti grazie a una punizione di Ruggieri. La Midernina si complica la vita poi rimanendo in 9 perché al 30esimo D'Alessandris commette un ingenio fallo di reazione. In 9 la Midernina merita il pareggio, anche se al 36esimo Sabatino dal limite prova il pallonetto visto che Schina è fuori dai pali, ma è bravo il portiere scoppitano a recuperare. Bene, con lo sport termina il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre di averci seguito. Al prossimo appuntamento. Grazie ancora per la cortese attenzione.